25 gennaio 2009, sono da poco passate le 21, al chilometro 283 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per intenderci, tra Rogliano e Altiglia si è verificato un incidente. Una colata di fango ha invaso l'autostrada, questa è stata una delle primissime telefonate fatte dai testimoni, ai vigili del fuoco e eh, agli uomini dell'ANAS per segnalare che... Tra quel fango e quei detriti c'è anche un furgone a bordo, sette persone stanno tornando dall'Umbria dove hanno partecipato ad un torneo di calcetto amatoriale in direzione Catanzaro. Due persone non ce la fanno, hanno perso la vita in quel terribile incidente. Si chiamavano Nicola Pariano, 59 anni, e Danilo Orlando, 27 anni. L'inchiesta è ancora in corso, siamo alle fasi dibattimentali, oggi non vogliamo entrare nel merito di un processo che è giusto che si celebri nelle aule del Palazzo di Giustizia. Abbiamo deciso però di partire da eh, quelle immagini che sono rimaste impresse nella storia di eh, questa regione perché c'è un progetto che vede impegnata all'Università degli Studi della Calabria e che parte proprio da quell'evento, un sistema di monitoraggio del rischio frane sull'autostrada. Buon pomeriggio e ben tornato al nostro ospite di oggi, che è il professore Pasquale Versace, docente, mi verrebbe da de dire della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi della Calabria, so che il professore storce un po' il naso, perché l'ordinamento universitario nel frattempo è cambiato. Professore, però c'è ancora chi chiama i dirigenti degli ospedali primari, quindi certo, me lo concede certo, per, certo. per farci da chi, capire da chi ci segue certo. eh, da casa. Quello fu l'evento eh, più importante, più drammatico che si è verificato sulla 3. Eh, ce ne sono stati però tanti altri e lo dimostrano i numerosi interventi. Dicevo che il progetto dell'università, finanziato con i fondi del MIOR, parte anche... Certo da quello che abbiamo rivisto nelle nostre immagini di repertorio. No, diciamo, il punto di partenza è ovviamente che è impensabile eh, che nel 2000 delle persone possano morire perché passano in autostrada eh, eh, tranquillamente tornando alle loro case. È impossibile che accada un fatto di questo genere perché una frana li travò. Adesso i fatti specifici di questa frana ovviamente appartengono ad un'inchiesta giudiziaria e quindi direi non è proprio il caso di entrare nel merito, però il problema generale esiste, cioè la nostra esperienza, io viaggio continuamente tra Napoli e Cosenza, percorro la Salerno-Reggio Calabria e conto a migliaia le deviazioni che devo fare complessivamente uscendo qua, uscendo là, tratti di lavoro, dall'idea che... L'autostrada in larga misura eh, sorge in una zona instabile e quindi questo rischio è un rischio concreto. Noi siamo partiti un po' da, da questa tragedia che ha colpito tutti quanti, ovviamente in modo particolare, e nell'ambito di questi progetti PON che erano organizzati dal MIUR di ricerca industriale abbiamo eh, pro prodotto questo progetto insieme alla società autostrade, ad altre università, ad altre società, per fare, mettere in piedi un sistema di monitoraggio delle frane, quindi studiare tutto quello che può servire per fare una previsione in tempo reale delle frane e quindi di segnalare per tempo a chi si trova a transitare lungo un'autostrada o a chi meglio ancora gestisce l'autostrada che c'è un rischio elevato che possa muoversi una frana e quindi è sconsigliabile eh, percorrere questa autostrada oppure è necessario porre in essere tutta una serie di misure di salvaguardia di volta in volta. E' chiaro, questo è l'obiettivo centrale, su questo insomma, poi possiamo dare qualche dettaglio, però l'idea principale è questa, fare in modo che eh, sia dei limiti del possibile gli eventi di frana che possono interessare una lunga strada, un'autostrada, ma anche una ferrovia, quello che è, sia possibile in qualche misura prevederle con un anticipo tale da consentire di uh, attuare delle misure che riducano il rischio per le persone. L'obiettivo del finanziamento, che è stato abbastanza sì. cospicuo, sì, 12 milioni di euro sì, e complessivamente l'importo del progetto, poi c'è un cofinanziamento, quindi insomma diciamo, comunque dal MIUR abbiamo avuto intorno a una decina di milioni, complessivamente tutti noi e tutti i partner. L'obiettivo era mh, sì. garantire il monitoraggio ma sì. non solo, eh, poter giocare d'anticipo. Assolutamente sì, cioè, diciamo, la questione cerco di riassumerla ovviamente in modo semplice. Allora ci sono delle frane che si muovono lentamente e allora mi basta incominciare a misurare il fatto che la frana è partita, si sta incominciando a muovere e ho il tempo di intervenire. E quindi stiamo sviluppando, abbiamo sviluppato e continuiamo a sviluppare una serie di sensori che ci consentono di controllare la frana e di dire questa frana ha iniziato a muoversi. Al contrario ci sono delle frane che si muovono rapidamente, dal momento in cui si iniziano a muovere al momento in cui impattano sull'autostrada, il tempo è breve e quindi non c'è modo di intervenire. Allora su questo abbiamo sviluppato dei modelli matematici, cioè siamo in grado di simulare più o meno che cosa succede nel versante partendo dalle piogge, cioè misuriamo le piogge, queste piogge entrano all'interno di un modello e il modello è in grado di fare una stima del fatto che la frana si può muovere oppure non si può muovere. Quindi prevediamo, possiamo prevedere alcune frane anche veloci. Con che, appunto, con che tempistica? Perché è su questa variabile che si gioca Questo poi Questo diciamo noi siamo in grado, dove chiaramente tutte le cose funzionano, siamo in grado di dare un anticipo congruo ad un intervento di più, quindi siamo in grado di dare un'anticipazione che può essere dell'ordine anche dell'ora, insomma è anche superiore. Non entriamo nella vicenda giudiziaria in alcun modo per rispetto a chi segue il processo, ovvero l'autorità giudiziaria. Però, professore, questa autostrada si dice sempre che sia nata già vecchia, poi è stata ammodernata nel corso di questi 50 anni che poi è l'età della A3 Salerno Reggio Calabria in un territorio abbastanza particolare che è quello calabrese diciamo, Noi partiamo dal presupposto che l'autostrada quando è stata realizzata è stato un assoluto capolavoro dell'ingegneria, cioè, ricordo all'epoca eh, si parlava della Calabria come della terza isola cioè di una regione eh, difficilmente raggiungibile come la Sardegna e come la Sicilia, quindi l'autostrada ha dato una svolta gigantesca al territorio. È stata costruita, è stata fatta una scelta che io credo che sia anche giusta di interessare il centro abitato di Cosenza, quindi di passare per la valle del Crati. Questo però ha comportato l'attraversamento di zone assolutamente infide, che per vicende geologiche varie presentano dei problemi di dissesto enormi. Quindi grandi difficoltà in fase di costruzione, grandi difficoltà in fase di gestione. Se noi andiamo a vedere ci sono spostamenti dell'autostrada per cui si sono avuti dei movimenti. Chi frequenta un po' l'autostrada sa che per esempio c'è la zona di Lauria dove io ricordo sono 40 anni che faccio continuamente Napoli Cosenza. Probabilmente solo in tre mesi di questi 40 anni si poteva passare per il casello di Lauria senza dover uscire. Qui ci sono delle difficoltà oggettive di questa autostrada e quindi il tentativo di eh, mettere in piedi degli interventi che cercano di rimodernare le cose. Eh, temo che con la terza corsia probabilmente eh, qualche problema sia accentuato, non tanto nelle zone nostre dove ancora questa terza corsia, terza corsia, corsia non c'è. La corsia fatta, non è, eh, Ma diciamo quindi calabrese. non c'è, non è quello il problema della zona in questione, però in altre zone ho il timore che probabilmente la terza corsia possa avere accentuato, possa avere compromesso delle situazioni di equilibrio che erano state trovate all'epoca. Ad oggi sono presenti già i sensori eh, che ha preparato l'Unical nel corso di questi due anni? No, noi diciamo in due anni abbiamo sviluppato dei sensori, alcuni di questi sensori sono sensori che esistono e quindi li abbiamo semplicemente perfezionati ed adattati. Uh, faccio solo un esempio, uh, c'è un gruppo molto importante all'Università della Calabria di livello internazionale che sviluppa radar ed ha uh, sviluppato un radar le cui caratteristiche consentono di penetrare nella vegetazione, quindi di vedere anche che cosa succede al di sotto della vegetazione. Quindi noi abbiamo completato adesso questa fase di sviluppo delle varie attrezzature e adesso è partita la fase di sperimentazione. Quindi stiamo adesso eh, uh, acquisendo i sondaggi, facendo le varie gare eccetera. Credo che il sistema sarà operativo all'inizio dell'anno prossimo, verosimilmente il mese di febbraio. Entro un attimo nel sì. capitolo oh, costi, poi ne usciamo e torniamo sì. alla ricerca. Sì pura però c'è anche l'altro aspetto da tenere in considerazione quello che riguarda ovviamente il lavoro poi sul mercato la, la vendita anche di eh, queste apparecchiature certo cioè, diciamo alcune di questi sensori hanno una vita loro autonoma cioè chiaramente noi abbiamo costruito un sistema integrato e tenga presente che un utente importante può essere la stessa società autostrade che Uh, chiaramente ha dei problemi, gestisce la rete uh, nazionale, la gran parte della rete nazionale, ma anche reti in altri paesi e il problema di dissesti che si possono verificare è un problema Non importante. è solo nostro, insomma. Qui non <ride> è solo un problema della Calabria, qui c'è un interesse no, a sviluppare queste cose. Ci stanno interessi che possono essere di gestori di altre strade o gestori di ferrovie. Quindi io ho l'impressione che l'idea complessiva sia un'idea tranquillamente vendibile, quindi i singoli componenti sono sicuramente sul mercato. Alcune cose hanno in valore eh, soprattutto di ricerca, cioè lo sviluppo per esempio di questo radar e l'adattamento di questo radar alla previsione dei movimenti franosi è un fatto assolutamente innovativo, quindi sicuramente aprirà eh, un settore di sviluppo, un settore di ricerca importante per cui io mi aspetto che nei prossimi anni sarà, sarà molto diffuso. Avremo certamente un ritorno sia noi e sia soprattutto le aziende che partecipano a questo progetto sicuramente non trascurabile. Poi vedremo anche il ritorno certo. per l'Università degli certo. Studi della Calabria. Dicevamo all'inizio della nostra trasmissione che eh, l'università italiana è in continuo cambiamento, stanno cambiando, in parte sono già cambiate le eh, regole interne. Lo diciamo perché eh, a questo progetto, professore, hanno preso parte una cinquantina di ricercatori. Sì, diciamo tra docenti e ricercatori circa 50 persone sono state coinvolte più altrettanti tra uh, dottori di ricerca, uh, assegnisti, persone a contratto, quindi si sta creando una base interessante. Se poi uh, teniamo conto anche della parte formativa che è prevista all'interno del progetto, sono coinvolte un'altra trentina di persone tra tutor e allievi, quindi diciamo una dimensione di, di impegno e di coinvolgimento delle persone che è sicuramente notevole. Professore, le faccio vedere delle altre immagini, in parte lei le, le conosce già, le ha eh, già visionate, sono altre immagini del nostro eh, repertorio, in archivio bisogna dirlo che ne abbiamo collezionate, ai noi un bel po', frane e smottamenti. Lei prima diceva che questi sensori potrebbero anche essere eh, acquistati dalle società che si occupano della gestione del sistema ferroviario. Tra un attimo facciamo rivedere che cosa è successo anche sulla tratta ferroviaria calabrese in quel dannato inverno del 2009-2010. Ecco qui siamo, se la memoria non mi inganna, eh, nel comuni Arbreccia San Benedetto Ullano dovrebbe essere eh, quella frana in particolare. Ovviamente ci si rimette pian piano eh, al lavoro. Eh, anche queste immagini sono state oggetto di studio da parte dell'Università della Calabria, professore. Diciamo, non solo da parte nostra, anche da parte del CNR, non dimentichiamo che eh, rende la fortuna di essere sede di un importantissimo centro di ricerca del CNR che è l'IRPI. Eh, chiaramente purtroppo tutti questi eventi eh, sono oggetto di interesse per la ricerca, per capire meglio come si sono sviluppate le cose. Su alcuni di questi, per esempio San Benedetto, Ullano l'abbiamo abbastanza studiato indicando anche delle possibili soluzioni, ma diciamo ci siamo occupati della frana di Maierato, soprattutto della frana di Gimigliano, che, che è un problema realmente complesso. Allora in tutte queste situazioni, chiaramente con costi che sono nettamente minori, perché non è che si può pensare che su ogni cosa si investano milioni, ma con dei costi che sono più contenuti abbiamo cercato di realizzare dei sistemi di monitoraggio che consentono di tenere sotto controllo la situazione. Questa è una strada, ad esempio, certo. eh, comunale di Cetraro, siamo sulla costa... Questo diciamo di Renico, la, la così devastazione, così. noi abbiamo una rete stradale che è costituita in parte da vecchie strade statali che sono state trasferite alle province con zero risorse. Quindi le province hanno difficoltà enormi, con, oltre i tanti problemi che hanno non riescono a gestire la manutenzione di queste, di queste strade. Queste strade per una regione come la nostra, di tutti questi piccoli centri isolati, sono vitali. Cioè, un evento di questo tipo isola completamente un comune significa che la ridotta, la minuta attività commerciale che si svolge in quel comune va in crisi totale, non è in grado di resistere no, ad un periodo di stress di mesi. E quindi ci sono un sacco di fallimenti, cioè gli effetti dell'evento del 2009-2010. Sono effetti difficilmente misurabili perché sono effetti indotti, c'è una serie di piccoli negozi, di piccole attività commerciali hanno dovuto chiudere i battenti perché diventavano inaccessibili o accessibili con grande fatica. Siccome non ci sono risorse, perché bisogna dirlo che non ci sono risorse, non si riescono a risolvere tutti e mille i problemi che ci sono. E quindi c'è un disagio enorme, c'è gente che prima per raggiungere casa faceva un pezzo di strada e adesso deve fare il giro della montagna per raggiungere la casa oppure deve lasciare la macchina e andare a piedi per un pezzo. E sono tutte cose che non si riescono a risolvere in modo definitivo perché le risorse sono poche. Qui si fanno interventi tampone che dureranno poco e che probabilmente riprodurranno. Professore, nonostante eh, l'appello alla protezione civile nazionale e al uh, governo per uh, reperire le risorse per la Calabria, ecco a proposito di rete ferroviaria certo, sì, vi sì, facciamo la, vedere... La della calabria, certo, certo. Qua. Bisogna uh, ricordare che questo servizio ovviamente su strada ferrata è stato sostituito certo. non senza disagi, ovviamente. Da pullman e eh, servizi di autolinea, con quello che ha comportato anche in termini di proteste che abbiamo visto. Guardate questa immagine, è davvero impressionante del ponte. No, e purtroppo poi sono cose che è difficile rimediare. Noi adesso la cosa di cui dobbiamo eh, renderci conto è che il mio problema non è tanto fare il monitoraggio, il mio problema è sistemare. Cioè noi abbiamo poche risorse per la difesa del suolo e dobbiamo spendere fino all'ultimo euro possibile per cercare di risanare tutte le situazioni di dissesto partendo da quelle più gravi a quelle meno gravi. Questo è l'obiettivo primario, abbiamo pochi soldi e non possiamo sprecare neanche un centesimo. Dopodiché in alcune situazioni in cui le risorse richieste sono molto grosse oppure i problemi sono complicati, allora io posso fare questo sistema di monitoraggio, questo o un altro, per carità, non è qualsiasi sistema di monitoraggio efficace, va bene, e che mi serve invece per evitare che le persone possano morire o possano farsi male. Quindi dobbiamo tener conto delle due cose. Bisogna essere equilibrati in questo, nemmeno esagerare con il monitoraggio e investire tutte le risorse che si hanno a fare monitoraggio, perché poi la gente non vuole sentirsi dire accorto, scappa che c'è la frana, ma vuole che la frana venga sistemata in modo che può dormire tranquillo e non stare agitato ogni volta che incomincia a piovere. Questo crea dei problemi alle persone che incominciano a vivere come dire, con un rapporto ansioso con le previsioni meteorologiche, no? quando sanno che può succedere qualcosa incominciano subito ad agitarsi, a temere qualche cosa. E quando parliamo di dissesto facciamo riferimento ad un arco temporale ben preciso che è quello, lo dicevamo prima, dell'inverno del 2009. Sì, anche in il realtà, 2010. Ecco, In realtà poi nel nostro repertorio le immagini che documentano frane e smottamenti sono tantissime, ma il 70% del degli eventi è successo proprio in questo inverno. Perché, professore? Diciamo è legato al fatto che ha piovuto in modo inusuale e che poi questi effetti si sono avuti anche nell'inverno successivo perché abbiamo avuto due o tre inverni particolarmente piovosi rispetto a quelli precedenti. Poi il livello di manutenzione era man mano uh, sceso, cioè non c'era più comunque quell'opera fatta dai vari consorsi di bonifica, dall'Afor, dai forestali, eccetera. Quindi ha trovato un territorio eh, con scarsa manutenzione, con continue interventi antropici, cioè realizzazione di edilizia privata, edilizia pubblica in zone dove era preferibile non farlo, quindi questo è il motivo, però la causa scatenante sono state le piogge, sicuramente non tanto intense, ma ha piovuto sempre, cioè se noi ci ricordiamo pioveva sempre, Era un inverno che eh, ogni giorno portava eh, i suoi acquazzoni. Quanti eh, soldi sono arrivati per la gestione di quel periodo? Lei prima diceva bisogna ricordare che soldi a disposizione, soprattutto in questo settore, ce ne sono davvero pochissimi. Ricordiamo però l'appello del, della politica al governo nazionale, l'appello dei comuni poi alla Regione per avere i soldi, per pagare anche le ditte perché c'è stato anche un problema di tipo economico di ditte che sono fallite perché non gli sono stati riconosciuti i fondi per gli interventi che hanno fatto per eh, sistemare eh, le strade, le piazze ma anche gli acquedotti. No, Quello diciamo, c'era una prassi tutto sommato consolidata in cui in seguito ad eventi di questo tipo eh, il comune si rivolgeva a qualche ditta di fiducia, faceva dei piccoli interventi di somma urgenza, poi arrivavano i soldi, con un po' di tempo venivano. Là che cosa è successo? È successo prima che la dimensione complessiva è stata enorme, qui sono state decine, eh, centinaia i comuni interessati da questi lavori e quindi la cifra complessiva era gigantesca. Ed è capitato in un momento in cui da un lato le risorse diminuivano, dall'altro la protezione civile entrava un po' in crisi per tutte le vicende legate no? alle, alle varie... Uh, alle varie azioni, diciamo, ai grandi eventi utilizzati. Anche al sistema protezione. di gestione. Al della sistema di gestione, civile. quindi chiaramente c'è stata una difficoltà. Io dico che ho seguito, che so, nel 96 l'alluvione di Crotone. Allora l'alluvione di Crotone bastava e bastò all'epoca predisporre un piano accurato, preciso, eccetera, e si ebbero immediatamente delle risorse che all'epoca corrispondono a una sessantina di milioni di euro attuali soltanto per Crotone e quindi Crotone si riuscirono a risolvere almeno i problemi più importanti. Adesso per tutta la Calabria sono uscite dal, dal livello centrale una quindicina di milioni più un'altra quindicina di milioni. La regione fece uno sforzo importante stanziò dai fondi POR in qualche modo circa un 270 milioni che sono stati Quindi, utilizzati bene. All'epoca eh, siamo arrivati a 300 milioni, sì, perché 300 30, mili dello sì. 30 dello Stato. 200, sì. 70, che però sono 20. stati quelli là dello Stato sono stati destinati in gran parte per risarcire danni, mm. dalle, perché chiaramente persone che hanno dormito fuori, che hanno avuto la casa distrutta e così via. Poi c'è stato un ulteriore intervento, questo fu fatto dopo gli eventi, non so se, se, se ricordate che si ebbero a Messina, Giampilieri, quella zona, che pure ci furono moltissime vittime, frane del tipo di quelle che abbiamo visto adesso. E lì fu stanziato, invece dal Ministero, furono stanziati altri fondi per tutta Italia, si parlava di un miliardo di euro. E la Calabria credo che abbia avuto all'incirca un 120 milioni. Eh, lì dice una cosa che non mi ha convinto molto, no? al di là poi dell'entrare nel merito e che era stato avviato un piano ed erano stati utilizzati quei 270 milioni. Quindi era una macchina come dire, già rodata in cui c'erano gli uffici della regione che funzionavano bene, che istruivano le pratiche. Eh, a quel punto anziché dare continuità e dire vi diamo per il completamento del piano ulteriori 120 milioni, fu deciso di seguire una strada diversa con un commissario ad acta e quindi... Come dire, un po' la, la, la cosa della Calabria, che si parte sempre da zero, cioè ogni volta no, si, si ignora quello che è stato fatto prima e si riparte da zero. Che poi... Alla fine per carità si può fare anche bene, non, non entro nel merito della cosa perché non Però ho elementi parte, per fare. Però mi pare che io, voglio dire pure il film, ricomincio da tre, non, non ricomincio sempre da zero. Cioè se ho fatto un piano, sto investendo dei soldi, ho messo in piedi una macchina di progettazione, una macchina di verifica contabile, una macchina di erogazione fondi, ma perché non devo utilizzare queste e ne devo mettere in piedi un'altra? Cioè, mi sfugge, sfugge la logica. Eh, I comuni professore chiedono a proposito di sinergia con l'università comuni, poi andiamo agli enti locali più grandi di la provincia e la regione, quanto ha chiesto, me lo deve dire francamente, eh, all'università eh, collaborazione anche nel sistema di prevenzione, poi è chiaro che con gli interventi di messa in sicurezza, con le operazioni di urgenza si fa a parte. No, diciamo è abbastanza differenziata la cosa cioè nel, nel periodo 2009-2010 eravate bersagliati eh, voglio di... dire noi anche voglio fu predisposto dal rettore dell'epoca fu, fu predisposto una task force e quindi noi centinaia di persone giravano per i vari comuni no, io sono andato in dei posti che pensavo non esistessero cioè posti incredibili eh, su montagne, posti isolati per cercare di capire che stava succedendo, soprattutto per aiutare i comuni che non avevano le competenze tecniche. E qui c'è diciamo, un rapporto buono, in alcuni casi questo rapporto viene meno perché poi ovviamente ogni ente pubblico può avere poi interesse a collaborare con l'università oppure a seguire, altre, a seguire altre strade. Ma in genere diciamo, il rapporto è abbastanza buono, nel senso che... Come voglio dire, soprattutto quando i problemi sono complicati, allora coinvolgono l'università. Quando il problema apparentemente è apparentemente un po' più semplice, magari lo fanno di meno. Ricordiamo il piano Versace. Sì, Quindi sì, sì. In quel sì, tempo. No, non... Voglio dire, un piano qualsiasi va bene, purché ci sia un piano, capito? La cosa sbagliata ed immaginare che mettere una serie di elenchi con una cifra a fianco sia fare un piano quello non è, è fare un elenco è fare l'elenco della spesa e qui non vuol dire che io faccio un piano gastronomico se faccio un elenco della spesa compri il sale le patate e le cose perché non ce le ho a casa io volevo eh, chiederle però rispetto a quanto è successo 4, 4 anni fa ormai quanto è cambiato almeno nella percezione delle misure contro il rischio idrogeologico, così torniamo anche al titolo. Della no, diciamo c'è una maggiore attenzione, sicuramente c'è una capacità, io diciamo conto molto sui comuni, eh, la questione principale è che noi su queste cose dobbiamo puntare molto sull'autotutela, cioè le persone devono sapere che cosa può succedere, si devono mettere in salvo loro stessi e il punto di raccordo formidabile sono i comuni comuni in genere sono gestiti con attenzione no, su queste tematiche spesso hanno dei tecnici valenti quindi da questo punto di vista io credo che come capacità di affrontare il problema c'è il problema è che non ci sta una lira è chiaro quindi non c'è una lira <ride> e ritorniamo a bomba la interrompo un attimo sì. ci fermiamo c'è la pubblicità sì. Magari da casa qualcuno si può chiedere, ma come il titolo della trasmissione è Misure contro il rischio idrogeologico e abbiamo sentito parlare per oltre dieci minuti di gestione dei fondi, eh? attenzione perché è una fetta importante, bisogna ricordare sempre quel vecchio adagio che senza soldi non si canta messa, ma eh, alla luce anche di quello che è successo nella nostra regione ma anche in altre eh, realtà, eh, anche eh, stringere i tempi e assicurare che i fondi partiti da Roma o da Bruxelles arrivino tutti e vengano spesi tutti, anche questo è un gran lavoro da mettere in campo. No, io, io sono convinto che l'aspetto tecnico-amministrativo in questi problemi è essenziale, è decisivo, l'aspetto politico per carità è sempre importante, ma qui si tratta di capire eh, quali sono le, le situazioni più gravi, che cosa bisogna fare e cercare di farlo il più rapidamente possibile. E... Invece si fatica un poco a mettere in piedi strutture di dimensioni adeguate. Cioè, che so, per esempio in Calabria c'era l'autorità di Bacino che qualche anno fa era diventata una struttura importante con, molto, con personale di altissimo livello, ingegneri e geologi bravissimi e lentamente questa struttura, per motivi che non so bene, eh, si è andata smantellando, si è andata impoverendo. Io ho per esempio un'altra esperienza diretta che è stata fatta in Campania. In Campania era stato costruito dopo Sarno un commissariato per la gestione dell'emergenza di cui mi occupavo io e in questo qui lavoravano una cinquantina tra geologi e ingegneri, pure questi di altissimo livello. E lì lavorando duramente abbiamo proposto di costruire un'agenzia regionale per la difesa del suolo che si chiama Arcadis perché è l'agenzia regionale campana per la difesa del suolo. Ci sono voluti inzio, a 4 anni no? perché da, dalla partenza si concretizzasse, però è stata costruita questa struttura che ha risolto un problema occupazionale perché ha assorbito questi 50 ingegneri e geologi che avevano lavorato 10 anni e correvano il rischio di riandare per strada e la regione Campania si trova una struttura tecnica di primo ordine che sta utilizzando per i problemi di rischio idrogeologico che sta anzi potenziando cioè su Calabria cui sta investendo risorse in Campania. No, in Calabria c'era l'autorità di bacino che fa e poi invece c'è un po' una frammentazione tra la protezione civile, tra i lavori pubblici eccetera. Quello che manca è che si deve capire che c'è una struttura che abbia dimensioni importanti, che abbia dimensioni di 30, 40, 50 persone, tecnici bravi, ben qualificati, che danno continuità, che si guardano i progetti, che non sono schiavi dei progettisti e che quindi sono in grado di dire che cosa è giusto e che cosa non è giusto fare e soprattutto una macchina che è in grado di spendere immediatamente tutte le risorse che ci sono, che c'è un parco progetti, che non è che ogni soldo che arriva si devono fare riunioni estenuanti per capire dove investirlo, ma io ho un piano che va avanti man mano che ho le risorse, lo attuo, lo predispongo. Il piano che noi abbiamo fatto per la Calabria qualche anno fa prevedeva per molte situazioni prevedeva la predisposizione di un master plan, che vuol dire un piano generale, cioè il Comune X uh, ha dei problemi di dissesto idrogeologico che ammontano a 20 milioni di euro che non ce li abbiamo, però noi abbiamo questo piano generale, da questo i primi 2 milioni di euro disponibili li utilizziamo per questo, dopo che questo piano veniva predisposto e poi automaticamente si andava eh, avanti. Si andava avanti questo è il modo, perché se ogni volta arriva uno che si mette a studiare qual è il problema di Verbicaro per citare un caso, è sbagliato. Cioè, Verbicaro ci sta chi lo sta studiando da 40 anni, fa un piano generale, il sindaco peraltro è uno molto bravo che capisce di queste cose e va avanti, c'è cioè, bisogno solo di risorse e di una macchina che funzioni. Altrimenti restituiamo soldi in una continuazione oppure li impegniamo per fare cose che non sono diciamo indispensabili. Professore, qualche mese fa al suo posto era seduto un sindaco, il sindaco di eh, Cariati, eh, l'argomento era l'utilizzo dei fondi europei, quindi visti a 360 gradi. Il sindaco però disse guardate magari potessimo accedere a tutti i bandi. Il fatto è che io in comune non ho certo. una persona, un professionista che... Eh, sappia leggere i bandi e sappia al contempo preparare anche la domanda per accedere ai fondi che arrivano dall'Europa. Quindi quando posso chiedo il supporto di un consulente esterno, quando invece non posso perché non ho soldini in cassa, eh, mi accontento delle figure eh, che ho al mio fianco ma che magari hanno anche la loro età, sì. vengono da un altro tipo di formazione. E, e, e quindi non, eh, alle volte ecco, l'Europa mi passa assolutamente, davanti, assolutamente. le possibilità di Bruxelles mi passano davanti, ma io non posso prendere quel treno. Questo discorso vale anche Secondo per Secondo me per il, fondi... il discorso dell'Agenzia lo, lo chiarisce bene, se io faccio, la chiamiamo come vogliamo, non è che dobbiamo chiamare Agenzia per la difesa del suolo, ma se io faccio una struttura dedicata a questo fatto. Che cosa succede? Succede che il comune grosso, Cosenza, non ha bisogno, è autonomo, è in grado di, di progettare qualsiasi cosa e di reperire risorse, ma il comune piccolo o medio piccolo ha bisogno di un supporto, allora io devo avere una struttura regionale che è in grado di fornire il supporto tecnico, amministrativo per predisporre il progetto, per predisporre tutta la, la documentazione richiesta e per fare in modo che... Questi bandi non vadano poi dispersi no? in, in mille progettini inutili fatti semplicemente da chi sa come si fanno i progetti europei. Questo è un po' il rischio grosso. Noi abbiamo un esempio bellissimo all'interno dell'università. È stato messo in piedi, penso, una decina di anni fa un ufficio che si chiama Lison Office che c'è il compito di monitorare i progetti europei cioè quando esce un bando noi lo sappiamo a volte ancora prima che esca il bando sappiamo che forse uscirà un bando e dove che abbiamo un'assistenza formidabile no? per predisporre il bando questo qua di cui abbiamo parlato all'inizio questo delle autostrade l'abbiamo fatto grazie a questa struttura di supporto che ci ha informato dell'esistenza di bandi di questo tipo prima che questi bandi uscissero. Abbiamo avuto il tempo di contattare autostrade e di mettere in piedi questa cosa e ci ha dato l'assistenza nel predisporre il bando che le assicura una cosa, la, il, diciamo, la, la, domanda la domanda di partecipazione che è una cosa veramente complicata. Allora c'è bisogno di mettere queste strutture di supporto tecniche che sappiano cosa fare proprio per aiutare i comuni che non sono in grado di farlo. Per chi non ha dimestichezza con i eh, contenuti dei bandi eh, diventa veramente difficile eh, districarsi nella, nella giungla di, eh, di regole, di, di requisiti no, che sono misteriosi. Sono, eh, sono misteriosi, spesso sono misteriosi. Però ci sono treni che non si prendono più. No, poi, eh, con... perché... Io credo che noi saremo anche nel prossimo quadro comunitario di sostegno. Io mi sono già fatti precedenti e so che ogni volta che ne partiva uno venivano tutti quanti a dire che era l'ultimo treno. Sì. Purtroppo per noi ripassa ci sta sempre treno. che ripassa questo treno e quindi noi eh, questo qui 2006-2013 doveva essere l'ultimo, 2007-2013 doveva essere l'ultimo, però. L'ultima adesso è diventata 2014-2020 e speriamo che lo sia realmente, perché non è, non è bello, è comunque un indicatore negativo il fatto che noi siamo sempre nelle regioni che hanno bisogno di questo sostegno. Eh, stiamo rivedendo, ecco, nel frattempo questa è la, la strada che porta a San Vincenzo la Costa, sì. prima ancora abbiamo visto invece Verbicaro, lei sì, sì, citava sì, sì, prima il caso Verbicaro, in realtà eh, lì è ciclico il problema? e lo dimostrano anche le nostre immagini di repertorio, ogni inverno abbiamo più o meno la stessa arteria inquadrata da punti eh, diversi ma lo smottamento resta pressoché eh, uguale. No, Queste diciamo, sono tante situazioni che sono emerse, alcune sinceramente, poi non voglio entrare molto nel merito. Eh, probabilmente potrebbero essere risolte no? con una maggiore attenzione, spesso c'è un improvviso... Ecco qua, stiamo rivedendo Maiera. Allora questa è professore. la gigantesca frana di Mayerà. Cioè, diciamo, molto spesso c'è anche una, una progettazione un po' improvvisata di persone che non sono particolarmente competenti, eh, di dimensionamenti fatti senza un dato, senza un rilievo, quindi c'è diciamo, anche questo. No? Eh, che eh, c'è bisogno anche qui c'è un ruolo dell'università di fare aggiornamento di fare eh, qualificazione professionale eh, continuamente perché diciamo spesso onestamente ci sono dei progetti che risolvono con 3 milioni cose che si risolvevano con 500 mila euro cioè, oppure che risolvono in un modo che non è efficace allora su questo bisogna stare bisogna stare anche molto attenti i casi che abbiamo visto sono quei casi che riguardano uh, comuni che si sono insediati in aree fortemente a rischio. No, probabilmente è stata la localizzazione iniziale eh, che è stata incauta e che chiaramente non ci possiamo fare più niente, ormai sono delle realtà, li dobbiamo difendere. Allora chiedo alla regia sì. eh, se possiamo tornare in studio perché sì. eh, su un Maglierato voglio tornare tra un attimo, sì, perché certo. queste immagini, per chi non lo sapesse, hanno fatto davvero il giro, il giro del mondo. Il giro del mondo. In tutte le università sì, sì, sì. io mi è capitato di, di stare non, non ricordo ma credo che fosse a Tokyo, si sì, in cui una, un collega mi fece vedere non aveva capito bene che io ero italiano e mi fece vedere questo documentario eccezionale che e quindi io poi disse questa è la frana di maierato e lui dice ah, la conosci anche tu dico, abbastanza bene abbastanza bene però diciamo, sono immagini, io devo dire che, che TEN ha una grande capacità no, di eh, documentare in modo efficace, no? perché una cosa è fare una ripresa, una cosa è documentare bene con interviste, quindi noi onestamente come, come Camilab, che è questo laboratorio che dirigo all'università, ci siamo avvalsi molte volte del, di questi filmati. Ecc. Questo ovviamente è una, una concomitanza eccezionale, cioè documentari. Così non esistono da nessuna parte se non per frane in posti. Allora a Tokyo hanno rivisto le immagini di, di Maierato, a parte la spettacolarità eh, di eh, quelle riprese, eh, che cosa la scienza eh, ha discusso eh, di quello che è successo realmente in un minuto e mezzo? Eh. Diciamo Il fenomeno era un fenomeno che era già partito, noi abbiamo diverse, adesso mi voglio addentrare. Cioè... È una di quelle situazioni in cui c'è una concordia da parte diciamo, soprattutto dei geologi nell'interpretare nell'interpretare le cause. Eh, il discorso è sempre l'acqua, l'origine è sempre l'acqua. Si è accumulato dentro a quel eh, terreno, si, è, si sono accumulate le piogge dei mesi precedenti, degli anni precedenti e alla fine tra le varie stratigrafie ce n'è una che è collassata e fluidificata e ha fatto scorrere l'inizio del materiale. Poi il resto si capisce, cioè una volta che se ne cade il primo pezzo il resto viene appresso perché gli manca il supporto, insomma è come il quadro dei ciechi di Brugel, no? che cade il primo e tutti gli altri gli cadono appresso. Professore, se e ci fosse il semi, stato come... il sensore che i suoi ragazzi hanno diciamo questo... perfezionato in questi due anni... <ride> oh, diciamo... Mentre eh, cioè, su questo non c'è alcun dubbio che si, si sarebbe eh, potuta misurare in anticipo, qua per fortuna non ci sono state vittime perché furono molto bravi a capire che cosa suc stava succedendo, il sindaco gli va dato atto, no? in un secondo sgomberò il comune. Quindi, diciamo, fu una cosa estremamente efficace. Situazioni come queste è sicuro che si possono prevedere, si possono monitorare, si possono cogliere per tempo. Situazioni come quella dell'autostrada dove sono morte le persone, sinceramente è un fenomeno così piccolo, così localizzato che probabilmente anche un sistema efficiente come quello che stiamo in qualche modo sviluppando avrebbe avuto difficoltà, avrebbe avuto difficoltà di individuare, a prevedere. Otto, invece andiamo all'8 marzo del 2005, altra frana che è quella di Cerzeto. Sì. Eh, quando venne l'allora capo della protezione civile Guido Bertolaso eh, disse bisogna far rinascere eh, Cavallerizzo ma in un, eh, in un altro posto perché eh, Cavallerizzo di Cerzeto nel corso di questi ultimi 500 anni ha Vissuto più volte il pericolo di frane e smottamenti in merito al discorso che lei faceva prima sulle aree in cui si è costruito? Diciamo, queste sono tutte le, le, le zone eh, in cui chiaramente gli aragonesi concessero gli insediamenti e che chiaramente non li facevano insediare nei posti più belli, più ricchi e più fertili. Eh, li mandavano nelle zone marginali dove nessuno ci voleva andare. Io su Cerseto non sono allineato, però la mia è una posizione molto personale, quindi diciamo sono io che sbaglio, non sono gli altri. Allora io sono, ho un principio generale, se delle persone sono state per 500 anni in un posto, se c'è una tradizione, se lì c'è nato mio nonno, c'è nata mia mamma e ci sono nato io, io me ne vado se me ne voglio andare io, ma non me ne possono cacciare e quindi io devo... Mettere in conto il fatto che io posso continuare a sopravvivere in quella zona, chiaramente con delle cautele, chiaramente con delle attenzioni. La cosa che io ho sempre discusso, però sono stato zittito da tutti, quindi sto dicendo una cosa abbastanza inutile: è che non è stata analizzata a dovere l'ipotesi zero, cioè io decido che non voglio abbandonare Cerseto, quanto mi costa? Che sicurezza ho? che rischio ho per le persone? Lo esaminiamo bene perché si capisce che devo spendere un miliardo di miliardi e quindi levo mano, ma se riesco a fare degli interventi che sono un po' di mitigazione, metto un sistema di allarme che funziona bene, ma se la gente preferisce restare lì anziché andare a vivere no, in quella nuova città che la Newtown. Eh. La Newtown, che voglio dire, sono sempre un po' deprimenti. Io diciamo, ho le esperienze in Campania, forse qualcuno lo ricorderà, c'era il problema di Pozzuoli, a Pozzuoli c'era la subsidenza, a Pozzuoli c'era questa zona di rione terra, un posto meraviglioso, storico, rovine romane, eccetera. Quindi hanno costruito, sgomberarono questo rione e hanno costruito questo villaggio Monte Ruscello, che è un posto quale posso dire deprimente. Cioè io sono andato, c'avevo un'amica che mi invitava ogni tanto, mia moglie mi, ad andarla a trovare. Per carità, ma era un posto proprio angoscioso, un posto disumano, come Orrado Alvaro, d'altra parte, lo, lo, lo spiega benissimo questo fatto dell'essere stradicato Allora questa logica che io rinunzio subito al fatto che posso difendere quella zona perché probabilmente cadrà e eh, io lo devo affrontare un po' meglio probabilmente cadrà che vuol dire che domani mattina cade o cade fra 300 anni o cade fra mille anni. Allora io su Cerseto ho qualche perplessità poi mi manca eh, l'evoluzione quindi non so se adesso la New Town è completata efficiente, perfetta, probabilmente questo andrebbe... Spostato... La sì, però capire un po più a sì sì no il posto l'ho visto lo, lo, lo sono andato a visitare ho visto la prima pietra la seconda pietra la terza pietra quindi, quindi ci sono stato però non so sinceramente quindi direi una sciocchezza Quanto su poi sia però vivibile. mi è mancato sempre il fatto che, che che qualcuno mi dicesse dice restare nello stesso posto ci viene a costare tanto, eccetera. però diciamo, tutti i geologi danno per scontato che era un posto pericolosissimo, che prima o poi sarebbe. la montagna sarebbe venuta giù per intero. Eh, a proposito di Cerzeto, eh, all'epoca, eh, anzi una settimana prima di, di quella famosa frana di quel 7-8 marzo eh, del 2005, eh, furono proprio gli uomini del CNR a sistemare eh, dei vetrini sì, sì. nel terreno come si spaccava il vetrino poi scattava il sensore che dava l'allarme per indicare in maniera eh, molto semplice il vetrino si è spaccato vuol dire che la terra pian piano si è eh, aperta no, lui, cioè... in dieci anni ovviamente la scienza è, è andata è, avanti è, fargli... volevo eh, tornare no, però, al sensore diciamo, quello vostro quello va dato atto questo fu una cosa che fu sviluppata dal dottor Rizzo no, del CNR, che è un ricercatore che adesso sia in pensione, e che lui ha sempre caldeggiato questo fatto del monitoraggio. Lui seguiva questa frana. Uh, si accorse dire, con sensibilità che si stava muovendo un po' più velocemente e mise una serie di vetrini, di funi, una serie di, di punti di riferimento trovando anche degli interlocutori locali che seguivano questa cosa e quella è stata una grande fortuna perché se noi vediamo le case che sono crollate eccetera, è un evento in cui ci poteva scappare più di una vittima e quindi fu veramente... Una combinazione fortunata che una persona che capiva di queste cose si si trovasse a studiare quella situazione, quindi certamente è un ottimo esempio. Poi chiaramente adesso possiamo fare delle cose un pochino più, più raffinate che mettere il vetrino però. Il I vetrino sensori è che eh, avete messo a punto nel progetto del MIUR quanto sono differenti da, da quei vetrini. No, diciamo ci danno informazioni maggiori, diciamo, alcuni sono sensori classici, cose che già esistono. Il problema è che noi facciamo in modo che trasmettano a distanza la loro informazione. Cioè non c'è bisogno che io vado lì a misurare, ma io in ogni istante so se quella cosa si sta muovendo o no. E qui diciamo adesso entrerei un po' nel tecnicismo. Ma... Ad esempio si sa una delle società che sviluppa un sensore che è un lungo palo di un paio di metri che ha sopra un apparecchietto tipo quello che attiva l'airbag, no? quindi che è sensibile a qualsiasi piccola variazione di velocità e quindi manda un segnale. Allora io in una zona dove temo che ci possa essere una frana infiggo una quindicina di questi pali, questi pali trasmettono a una centralina che acquisisce l'informazione che mi segnala che quel palo o tutti i pali si stanno muovendo e sulla base di questo io capisco che sono in una situazione un po pericolosa e, ed evito di andare in quella zona allontano le persone che ci stanno la mole di, di questi messaggi a chi poi va diciamo lui rispetto alla, alla c'è anche il problema progetto, certo. di poter leggere questi dati io posso crearne un'infinità ma se poi ah, non so chi, Lui, chi legge eh, diciamo, parte. Ci sono stati, si era discusso qualche tempo fa, eh, c'erano dei progetti in cui si mettevano questi sensori e questi sensori tramite cellulare no, avvertivano il sindaco, avvertivano qualcuno. Questo ovviamente è debole perché che il sindaco sa che quel muro si sta spostando di un millimetro, di cinque millimetri, non è in grado di valutare alcun che c'è. Cioè, si prende solo una responsabilità in più, no? che poi magari eh, se succede qualche disgrazia sarà inquisito e senza avere nessun elemento per farlo. Invece noi chiaramente abbiamo puntato molto proprio sulla lettura e l'interpretazione di questi dati. Non mi ci avventuro proprio a spiegarlo, però in buona sostanza noi leggiamo le informazioni che ci danno diversi sensori, modelli eccetera. Sulla base di questo c'è una procedura che ci fa mandare un segnale al gestore del tratto autostradale. Il gestore del trattato stradale sulla base dell'informazione che ha decide uno mando una squadra a vedere che sta succedendo, due parzializzo la corsia, tre chiudo l'autostrada. Cioè voglio dire che c'è tutta una serie di scelte e diciamo purtroppo in Italia dobbiamo codificarle queste cose perché eh, la tendenza diciamo, che adesso c'è è quella che chi gestisce queste cose poi diventa in qualche modo soggetto di procedimenti giudiziari. E su questo ovviamente è un fatto negativo in sé, perché vuol dire che la gente si diresponsabilizza. C'è un'immagine che torna alla memoria, che è quella dei sindaci dei comuni colpiti da frane e smottamenti che poi verso la telecamera indirizzavano il cellulare, il telefonino e dicevano in tono molto polemico con la protezione civile: Va bene d'accordo che mi avete mandato il messaggio alle tre di notte, guardate che sta piovendo tanto. Ma che ci faccio io col messaggino se poi sì. non so come organizzare dopo? Ma come di organizzare fatti questo è un po' il lì, però questo con che cosa cozza? Contro con il fatto che la gente non si vuole prendere responsabilità. E quindi c'è una fuga da questi fatti. Ognuno cerca di scaricare la responsabilità su un altro soggetto e la vittima di solito è il sindaco perché poi è il ricettore di tutte queste responsabilità. Allora è chiaro che io devo mettere, a me non basta dire guardate piove, devo anche dire che cosa succede. Allora piove nel comune di Maierato e io devo dire secondo me può succedere A, B, C e D, non basta, ma devo dire dovete fare questo, quest'altro e quell'altro. E lo discutiamo voglio dire con il sindaco. Poi si vede che la cosa non va bene ed io l'aggiusto, devo mettere in piedi questa procedura. Però io metto in piedi questa procedura, questa procedura l'ho proposta io. Domani succede perché posso sbagliare a fare la procedura, può succedere una cosa che non sono stato in grado di prevedere, c'è tutta una catena di responsabilità per cui la tendenza è che nessuno si avventura a fare queste cose. Invece la strada unica è questa, cioè anche la vecchietta che abita nella casa di Roccata sotto la frana deve sapere che cosa fare se riceve il segnale di allarme dal sito, deve sapere con esattezza se deve restare chiusa in casa o se ne deve scappare dalla casa. L'esempio di Genova, l'abbiamo già detto credo altre volte, è emblematico, delle persone si sono andate a rifugiare all'interno di un palazzo, c'era una piena, erano che cosa hanno sono fatto? Anziché salire al piano di sopra sono scese nello scandinato. Quando è arrivata l'acqua li è completamente sommersi. Allora io ho bisogno di dare queste indicazioni, scenari, si chiamano scenari di evento e scenari di rischio e ho bisogno di costruirli e li devo costruire a livello nazionale, li devo costruire a livello regionale. Al sindaco avere quelle informazioni è soltanto un aumento di responsabilità, cioè perché poi comunque a, 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 i previsori del giorno dopo non è certo. facilissimo, tutti quanti sono in grado di dire che cosa, che cosa succederà ieri, no, perché no, è già successo è sicuro che ci un segno. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. Allora, ultima parte della nostra uh, trasmissione, eh, siamo partiti parlando di questo progetto del MIUR che vede insieme all'Università degli Studi della Calabria con altri Atenei e ANAS per il sistema di monitoraggio, no, no, monitoraggio dell'autostrada, ma è un sistema che può essere poi aperto, abbiamo visto all'inizio anche per altri usi. Eh, 50 persone nei vari dipartimenti hanno collaborato alla eh, stesura, alle prime analisi e al primo studio di questo progetto sui sensori. Finito il progetto professore, che fine fanno questi 50 ragazzi? Che poi ecco noi diciamo ragazzi ma ci sono anche ricercatori e docenti. Vabbè, diciamo le persone che sono già strutturate trarranno solo un vantaggio perché diciamo, le, le esperienze che si riescono a fare sono esperienze eh, da eh, esportare all'estero tranquillamente, quindi diciamo, da un punto di vista scientifico avranno un rientro formidabile. Il problema serio ovviamente sono i ragazzi che hanno avuto dei contratti, hanno avuto degli assegni di ricerca e che terminati questi tre anni del progetto probabilmente si troverà a qualche modo per a lavorare ancora un altro anno, però poi certamente eh, non si potrà mantenere in piedi questa cosa. E quindi noi dobbiamo incominciare ad immaginare, però su questo mi voglio sbilanciare molto perché se no scopro troppe carte, dobbiamo, dobbiamo incominciare ad immaginare una soluzione che offra la gestione poi complessiva di queste cose. Cioè nel senso che chiaramente uno realizza questo sistema, fa una sperimentazione, scopre che va bene, lo riesce a piazzare qui e là e ma poi ci vuole continuamente un'assistenza di persone esperte che interpretano i dati, che analizzano il sistema e vedono quali sono i punti deboli. Cioè, la cosa che si deve capire è che per questi fatti c'è bisogno di una manutenzione che non è una manutenzione di uno che mette una vite o mette un bullone, ma è una manutenzione come dire, scientifica. Qui da questo punto di vista io credo che ci incominciamo ci già degli a lavorare. Spazi Beh, per... Ci stanno delle idee. Poi, Uh, credo che sia una cosa che in qualche modo per una parte significativa di loro. Devo dire che sono quasi tutte persone bravissime e quindi probabilmente troveranno la loro strada anche indipendentemente no, da, da, da questo progetto. Sarà un'esperienza formativa importante, uh, sono quasi tutte persone laureate da poco tempo e quindi chiaramente ci avranno nel loro bagaglio curricolare una, una esperienza importante che potranno vendersi anche altrove. Però diciamo, il tentativo di uh, consolidare questa esperienza o esperienze di questo tipo è secondo me un problema un po' più generale uh, dell'università, è un argomento che con il nuovo rettore, secondo me avremo, avremo occasione quando lui avrà un po' preso meglio le misure no? ai tanti problemi che purtroppo deve affrontare, secondo me anche questa questione andrà apposta. Eh, il eh, dibattito sul futuro del sistema universitario in, in eh, Italia in realtà si gioca molto sul ruolo che avranno anche le imprese cioè. di sostenere l'attività di ricerca. Bisogna adeguarsi a quello che succede nel resto del vecchio continente e ancora di più guardando a quanto fa il sistema universitario che è molto diverso dal nostro eh, americano. Questa Qui in diciamo, Calabria come si fa diciamo però, è una cosa abbastanza controversa, però io credo che tutte le riforme che si sono fatte siano state una peggiore dell'altra, cioè c'è proprio un riformismo. Io userei l'aggettivo criminale, cioè il riformismo, io non devo riformare a forza le cose, io devo vedere cosa funziona e cosa non funziona e cambiare. Si sono fatte una serie di riforme a partire dagli anni 90 che erano tutte invenzioni, cose estemporanee, che hanno indebolito fortemente l'università. Adesso l'università non ha risorse, non è in grado di procurarsele, è diventata una macchina farraginosa, spendere adesso soldi è un'impresa mentre prima almeno questo era possibile. E quindi c'è sicuramente la necessità che si apra al territorio, che si apra al mondo imprenditoriale. Che si crea questo legame molto forte. In altre realtà questo già sta avvenendo perché c'è un tessuto di piccole e medie imprese molto competitive che non sono in grado di costruire al proprio interno un settore ricerca, ricerca. e sviluppo adeguato e quindi una convenzione con l'università che significa non tanto io ti ordino un prodotto e tu me lo fai, ma significa che io ti, ti faccio, ti do delle persone da formare, io costruisco insieme a te dei percorsi formativi e scientifici, io ti do dei problemi da analizzare e quindi dei, dei percorsi che sono anche molto lunghi. Allora questo è chiaramente è l'ideale perché io come università incomincia a formare delle persone su queste tematiche, queste persone poi saranno qualificate, potranno entrare bene nel mercato del lavoro, sapendo delle cose che servono, non delle in cose quel in quel territorio. Qui da noi è sempre un pochino più difficile, perché qui da noi è stato fatto un errore strategico fondamentale quando sono partiti questi progetti europei. Io dovevo partire da quello che esiste e potenziare quello che esiste, dovevo puntare che c'è un'impresa in Calabria che funziona e io punto su questa impresa in Calabria che funziona. Invece si fa sempre quello che dicevo prima, si riparte sempre da zero. Allora io ho una struttura di ricerca importante che è l'unica, io devo vedere come potenzio l'università. Allora adesso si sta discutendo questo nuovo quadro comunitario di sostegno. Il problema della ricerca è come io riesco a tenere in piedi in Calabria, all'università nostra, ma anche a Reggio, anche a Catanzaro ci sono delle eccellenze. Come io riesco a tenere in piedi queste eccellenze che mi consentono di restare aggrappata al resto del mondo dal punto di vista scientifico. Se io invece mi metto a vedere come l'università può sostituire l'ufficio tecnico del comune di Pincopallino, poi probabilmente tra dieci del... anni ci avrò un'università che è al di fuori, no? che in Nel cui mondo. nessuno supererà il pollino se non per andare in vacanza. Quindi questa è la cosa molto delicata. Io mi sono letto la prima bozza di questi progetti, di questo quadro che si sta facendo. 2014-2020 e secondo me non viene colto, il problema è che io devo essere in grado di identificare, all'Università della Calabria ci sono delle eccellenze scientifiche ma non che io dico che sono eccellente, ma che si dimostra che quel gruppo è legato alle ricerche più avanzate e io quelli devo potenziare. Allora questo sistema, dopo che lo stesso ragionamento, no? si sta facendo molto, però la dimensione delle imprese che poi si mettono in piedi con i vari spin-off, eh, con i vari start-up, con gli incubatori, eccetera, sono sempre micro dimensioni e che quindi non riescono ad entrare in un mercato, in un mercato serio e competitivo. Però noi non sta scritto da nessuna parte che non possiamo stabilire rapporti di collaborazione anche con un mondo imprenditoriale che è esterno no? alla, alla nostra regione. E per questo però ci dobbiamo attrezzare, dobbiamo essere in grado di proporre cose, dobbiamo essere in grado di realizzare, di realizzare iniziative scientifiche serie. Quanto viene eh, chiesto anche alla sua struttura fuori dai confini del Pollino? No. Parecchio, sinceramente parecchio. Io diciamo, ho messo in piedi una trentina di anni fa questo laboratorio che si chiama Camilab, che prima cosa è diventato centro di competenza del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed è l'unica struttura nell'Italia meridionale per quanto riguarda il rischio idrogeologico, insieme al CNE. E quindi, diciamo, messi di questa queste strutture, io voglio dire, ho fatto lavori con la regione toscana, con il Piemonte, con la protezione civile nazionale, con, eh, ho preso progetti europei, voglio dire, ci sta un rapporto, eh, un rapporto ampio di collaborazione con strutture di ricerca. Cioè, non si può rimanere nel confine calabrese perché... Voglio dire, comunque asfittico, io ho bisogno di alimentarmi con il confronto con il resto del mondo, cioè per capire se le cose che sto facendo Vanno. sono cose che valgono un poco oppure sono cose inutili che si facevano 40 anni fa. Purtroppo quando uno si richiude su se stesso si mette, scopre l'acqua calda, poi scopre la ruota, poi scopre il pettine, okay? magari si può fare qualcosa, un di, qualcosa un di, di un po' più avanzato. Certo, adesso bisognerà mettersi a lavorare. Il, uno del, dei primissimi interventi del nuovo rettore, il professore Crisci, è stato indirizzato alla necessità di aprire l'università degli studi della Calabria, aprire soprattutto il settore della ricerca. Non diciamocelo più tra di noi che siamo bravi. No, 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 infatti, no, infatti l'ho pure io ho apprezzato molto, ieri c'era questo convegno, il rettore ci ha onorato con la sua presenza. Uh, C'era un discorso che apriva, apriva questi spazi mettendo in luce dei settori come quello del rischio idrogeologico, in cui comunque siamo abbastanza allineati su un contesto almeno nazionale, rispetto ad altri settori come quello del rischio sismico, su cui invece c'è ancora, ancora molto da lavorare. Il problema è sempre quello di evitare gli appiattimenti, cioè. Il problema è che se io avessi risorse a sufficienza dovevo far crescere le, le eccellenze e dovevo far crescere anche il livello medio. Non essendoci queste devo stare accorta perché con il rischio di puntare solo sulle eccellenze e quindi poi una depressione complessiva oppure di puntare più sulla parte bassa però le eccellenze vengono Bene. riassorbite. E insomma mantenere il contatto con università di punta o con centri di ricerca di punta è un lavoro di anni non è che uno va là e dice stabiliamo un rapporto si devono costruire nel tempo una volta che io questi legami li ho rotti poi ci metto anni per rimetterli in piedi quindi ci vuole equilibrio in queste cose ma il rettore ne ha da vendere quindi vedremo un poco a proposito del progetto che è quasi alle battute finali un due anni sono ancora, già passati ancora, quindi un manca, manca un anno lei all'inizio della trasmissione ha detto noi abbiamo partecipato perché avevamo un ufficio a disposizione che ha letto quel bando ancora prima che diventasse un ufficiale. No, diciamo, le cose, questo, diciamo questo progetto, ma anche un altro progetto importante che pure sto facendo che riguarda eh, una rete di laboratori per l'ambiente, sono progetti che, che sono soggetti a bando, quindi sono esaminati a livello nazionale, non è un fatto locale. E quindi noi abbiamo predisposto questo progetto e l'abbiamo potuto predisporre cogliendo bene il segno perché è un argomento ovviamente eh, importante e interessante perché siamo stati messi in allerta del fatto che partivano questo tipo di progetti, cioè furono organizzate delle riunioni tecniche con, eh, con questo ufficio che spiegava tutti i meccanismi, le procedure, come si doveva fare, come non si doveva fare furono facilitati una serie di incontri con aziende, io per esempio questa autostrada l'ho incontrata all'università perché loro erano venuti e la loro richiesta riguardava più problemi di informatica, no? i problemi, il tutor, questo tipo di cose qua, la cosiddetta infomobilità, trasmissione di informazioni. E ricordo che in questa occasione io dissi che c'era stato questo problema molto grosso no? lungo l'autostrada e se per loro era un problema... Partendo proprio da, quel Partendo fatto proprio da quello, abbiamo cioè visto che era una cosa che ci aveva molto colpito e quindi era una cosa che avevamo ben presente, dico c'è questo problema, si potrebbe pensare di sviluppare questa cosa, loro manifestarono un interesse, sono andato a Roma dieci volte, l'abbiamo costruito un po' alla volta, abbiamo agganciato altri partner. Dicevo questo è il modo, però non sarebbe, non sarebbe mai stato possibile se io leggevo il bando, una volta che riuscite entro 60 giorni dovevo predisporre, era impossibile mettere in piedi una macchina di questo tipo, io facevo quella solita cosa pezzottata, una cosa qua, una cosa là, per carità, buona, ma invece questo ufficio, e allora servono queste strutture centrali che siano in grado di far crescere l'intero sistema. E quindi ritorno sul discorso dell'agenzia o di qualcosa di simile, sì, c'è una struttura che è in grado di aiutare il comune di Cariati, perché lei ha citato il comune di Cariati, di fare un bando, di vincerlo e di risolvere i suoi problemi eh, di rischio idrogeologico e anche altri problemi che può avere per il turismo mm. e per quant'altro. Di, di fare anche un lavoro in sinergia con altri, altri enti locali, perché la strada uh, franata non finisce nel mio comune, spesso supera il mio comune. Per esempio fare progetti integrati, progetti di ampio respiro e dare un maggiore peso, questo abbiamo fatto grandissime discussioni ma con scarso successo, quando fu fatto il precedente quadro comunitario, l'altro programma europeo, io dissi che doveva essere individuato come problema centrale, uno dei problemi centrali della regione, insieme voglio dire ovviamente alla mafia e alla disoccupazione, il problema del dissesto idrogeologico. Quindi noi dobbiamo porre l'asse e quindi fare in modo che quante più risorse europee servano su questo fatto. La visione fu lievemente diversa, quindi gli fu dato uno spazio ma uno spazio modesto. Probabilmente avremmo utilizzato più risorse. Forse di magari per scaramanzia. Che... No, no, non credo, era perché c'è questa strategia di forzature, di immaginare che, che un sistema industriale possa crescere dal nulla perché ci sono delle occasioni. E nella realtà, questo per carità, partono 100 iniziative, 98 muoiono e due rimangono in piedi. Quindi c'è ovviamente un costo complessivo, un'efficienza complessiva del sistema che è modesto. Invece il problema del dissesto idrogeologico è un problema che grava pesantemente su tutta l'economia regionale, incide su tutto, sulla qualità della vita, sui rapporti commerciali. È un problema serio, io le faccio solo un esempio, non succederà mai. Ma Domani c'è un terremoto, anche non importante, però c'è bisogno di andare a soccorrere no? delle popolazioni che stanno in qualche posto un po' sperduto. ma con queste strade che lei ci ha fatto vedere, in cui probabilmente qualcuno sarà stata riparata buttando un po' di terreno e, e un poi... po' di asfalto su. Con un terremoto che cosa succede? Allora in quel modo noi come ci organizziamo, come riusciamo a portare soccorso? a queste popolazioni che sono isolate. Allora sono secondo me tutte cose di contesto che devono essere guardate tutte insieme. Grazie mille professore Versace, buon lavoro sì. a lei e ai suoi ragazzi dell'Unical, grazie a Rodolfo Magliocchi, le immagini che avete visto all'inizio della nostra trasmissione le ha montate lui, in regia eh, Katia Paese, Massimo Fino e Vittorio Chiuto, grazie soprattutto a voi per averci seguito, arrivederci.